Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto con me, quindi facciamo tipo un vlog, un mini vlog, in un ristorante dove fanno la pizza gourmet. Quindi vi porto con me, vi faccio vedere un po' il menù, vi faccio vedere cosa prendo, magari se riesco vi faccio vedere anche un po' il locale fuori. Insomma, così mi sto preparando. Prima di uscire vi faccio vedere meglio il trucco e l'outfit perché mi mancano le labbra. Quindi ci vediamo tra poco. Mi metto davanti alla luce così vedete bene. Questo è il look. Oltretutto ho anche provato. Dove l'ho messo? Vabbè, comunque lo faccio vedere da qua. Ho provato questo labello che di sicuro voi lo vedrete in un contenuto verticale, ma è bellissimo. Bellissimo, super colorato. C'erano due colori, io ho preso nude, ma è bellissimo, mi piace tantissimo. Adesso vi faccio vedere come ho deciso di vestirmi, ma molto molto tranquilla e comoda, però vi faccio vedere comunque. Questo è il piumino che andrò a mettere, molto semplice, e adesso vi faccio vedere come mi sono vestita. Allora, vi ho zoomato un po', spero che si veda comunque maglietta blu molto easy, blu jeans un po' sbiadita, i leggings della Nike che sono super super comodi, mi piacciono tantissimo, e poi ho messo queste scarpettine qua, mi piacciono tantissimo anche queste, magari ve le stra-zoomo così le vedete bene. Eccole qua, non so se sflashano perché non riesco a vedere bene dallo schermino, comunque sono azzurrine. Onestamente non so neanche se tipo portarmi una borsettina o tipo mettermi tutta una tasca del giubbotto. Fa talmente freddo che vi giuro non ho assolutamente voglia di fare nulla. Quindi, boh, adesso vedo. Non lo so. Non vi dico si gela, sono arrivata nel posto, vi faccio vedere almeno l'entrata. Ah, ovviamente non ve l'ho detto, ma il posto si chiama Crust. Se lo cercate di sicuro lo troverete. Questa è l'entrata, molto carina. Allora, io mi sa che la prendo con i gamberoni e la stracciatella, però senza il guanciale, che io non lo mangio. Cosa prendi? La prendo con i gamberoni e la stracciatella, l'impasto quello black. Stracciatella è mozzarella di sale, Sì, no? sì, sì. E non mi hai detto niente. Sì, che però. Ah, sì, prendo questa, salmone, Salmone. sì. Questa qua. Miam invece voleva l'impasto. Sì, mi pare di sì. Cacio e pepe. E io prendo una Coca-Cola. I dolci, che dolci Ci sono i dolci? Infatti dopo li porto a casa. Va bene, oh, perfetto. Allora adesso poi lo guardiamo. Grazie mille. Allora, il locale adesso è un po' vuoto perché io sono venuta alle 7:37, non so se si vedrà mai, forse no perché splascia, forse così, ok? E quindi tipo un po' mezzo vuoto, però è molto molto carino, molto molto illuminato. Ovviamente ho preso la Coca-Cola e adesso non vedo l'ora che mi arriva la pizza perché ho troppa fame. Penso che già nella registrazione prima vi avrò lasciato il menu, se così non fosse ve lo lascio qua di fianco. Comunque ci sono degli impasti tutti molto particolari, ovviamente se vi interessa sapere bene nel dettaglio tutto fate un fermo immagine così insomma potete andare a sbirciare meglio. Però non vedo l'ora di prendere la mia pizza, io l'ho presa tipo con l'impasto al carbone quindi dovrebbe essere nera di colore. E c'è anche il pistacchio, la burrata, insomma, c'è di tutto e di più sopra, non vedo l'ora di assaggiarla. Questa è la pizza, ma si presenta benissimo. Alla fine la volevo col gamberone, non so perché, come se il mio cervello avesse voluto il salmone, quindi l'ho presa così. Questa verde che vedete è una crema di piselli, e salmone, stracciatella o burrata, adesso non mi ricordo, e fave se non sbaglio. Miam invece l'ha presa così, non mi ricordo neanche come l'ha presa e buon appetito! Parlo così. Olio, limone, è buono invece. Il salmone. Pizza gourmet. Pizza al limone. Però non credo che voglio provarla. Quasi finito la pizza, mi mancano proprio due fette. Non so come spiegarvi, il connubio che hanno inventato, tra mille virgolette, scusate, passatemi il termine, è molto buono perché questo salmone ti si scioglie in bocca, cioè sono tutti prodotti di qualità poi messi tutti insieme per formare questa pizza che è la pizza gourmet. Infatti questo posto, sempre tra mille virgolette, è famoso proprio perché ha queste pizze gourmet e anche dei begli entrée, nel senso dei begli antipasti.
tipo fa delle cose un po' strane, tipo i nachos, con tutte cosine strane. Molto molto buono, molto molto bello. Ultima fetta. Piatto vuoto, buonissimo veramente. Ho preso un dolcetto, non mi ricordo neanche cos'è, solo che sono cannoli con un gelato alla crema e non mi ricordo cos'altro, però qualcos'altro di strano perché è tutto gourmet qua. E ve lo faccio vedere, ho preso solo uno, mangia mia mamma perché io sono piena. Ecco qua i dolcetti, il dolcettino, guardate che carino, oltretutto c'ha i petali. Infatti vedete che sotto c'è questa robetta strana che vi giuro non mi ricordo che cos'è, l'ho appena letto un minuto fa. È ricotta ma poi anche arancia forse. Vabbè, comunque carino da vedere. Buono, ma non è il mio genere. Poi vi giuro sono piena della pizza perché sennò avrei preso un altro dolce che mi è rimasto impresso. Mi sono dimenticata di farvi il video della carta dei dolci. C'era tipo una cosa a rocher, una cosa un po' strana, particolare, però sono piena, infatti non finisco neanche questo perché sono proprio piena. Sono uscita adesso dal locale, scusate se è buio, comunque molto bello il locale, molto accogliente, molto caldo, caldo e caloroso dentro. Oltretutto la ragazza anche che ci lavora, io la conosco, e mi sono trovata benissimo, mi ha fatto anche lo sconto, comunque ho speso veramente poco per quello che ho mangiato. Comunque io ero talmente tanto piena che, come vi ho detto prima, il dolce non ce la facevo proprio a mangiarlo, quindi... però veramente top, crust si chiama, ve lo consiglio tantissimo. Comunque ci vediamo appena torno a casa, anche perché faccio un cambio d'outfit che ve lo faccio vedere, perché poi tra un po' vado tra la mia bestie. Tornata a casa, molto soddisfatta del posto, sono piena, però sto benissimo, super digeribile l'impasto, mi è piaciuto veramente tanto. Comunque ho cambiato, diciamo così, look, ho messo questi pantaloni che sono di Zara, sono felpati dentro, sono comodissimi, ve li consiglio tanto. Ho anche la felpa abbinata. Però boh, non ho voglia di metterla adesso perché il giubbotto che mi metto è bello imbottito e caldo. E poi ho messo queste scarpette, sono bellissime, ve le faccio vedere meglio. Queste bellissime scarpette, guardate qua che roba. Sono bellissime, sono un gioiellino, le adoro. Comunque niente, questo è l'outfit, look è sempre quello di prima, oltretutto bellissimo questo labello, anche retto benissimo quando ho mangiato. E niente, adesso vado a vedere la mia bestie. Oltretutto domani voglio, cioè le chiederò se ha voglia di andare al cinema, perché voglio assolutamente andare a guardare un film horror che a noi piace tantissimo quella categoria. E il film in questione si chiama The Piper, ovvero il pifferaio magico, tipo, no? Non lo so, comunque è un horror. Non so se vi interessa, andatevi a guardare il trailer. E niente, tra un po' vado da lei e le chiedo se, insomma, ha voglia di andare domani, ma tanto la risposta sicuramente sarà sì. Niente, io concludo il video qua, spero che vi sia piaciuto, non credo che sia durato tanto, anzi, penso che sia stato il video più corto che io abbia mai fatto, però vi volevo portare in questa esperienza con me, mi piace provare nuovi posti tantissimo, infatti ogni volta che posso o comunque vado a fare qualcosa, magari di particolare, vi porto con me perché mi piace tantissimo. Ciao, alla prossima!